Il 29 settembre l'arcidiacono Carmine Antonio Italia radunò il capitolo cattedrale. Dopo aver ricordato ai convenuti che era in atto, in tutto il mondo, un movimento d'opinione favorevole alla devozione verso l'Assunzione di Maria SS in cielo, invitò anche il capitolo di Barletta a 22. Papa Leone XIII Y a unirsi alle ANL 3 diocesi per inviare al Santo Padre Leone XIII la supplica per la proclamazione del dogma. Il merito della esposizione di questa proposta andava al canonico teologo Don Gabriele Rutigliani, il quale, coadiuvato da altri canonici, aveva formulato la lettera da inviare al Santo Padre. In essa si ricordava in primo luogo la definizione dogmatica data da Papa Pio IX circa l'Immacolato Concepimento della Vergine, e poi si diceva come il decoro della Vergine potesse aiutare a promuovere nel popolo il buon costume. Quindi proseguiva: e tanto più noi dobbiamo sostenere questa iniziativa, perché nella nostra città ha sede la Chiesa e vi è il culto della Vergine di Nazareth. La Vergine assunta infatti, come risulta da documenti inoppugnabili, è stata il presidio della città, lo scudo di difesa del nostro popolo, che l'ha invocata in tutte le evenienze lieti e tristi della vita, nei diversi titoli che si sono succeduti nel corso dei secoli, come Santa Maria de Baruli, Santa Maria de Auxilio, Santa Maria de Episcopio, e inoltre Madonna della Disfida, Madonna dell'Inferriata. E dunque i vescovi cattolici del mondo, osservando i propri studi e allontanandosi dal volto del gregge a loro affidato, chiedono alla tua santità, che tu dottore della Chiesa universale, per tuo supremo magistero dichiari che si deve proteggere con la fede la sentenza, che tramanda, che la Beatissima Madre di Dio è assunta in cielo in corpo e animo. Il popolo fedele approvi l'oracolo pontificio, e cosparso di tanta letizia, accolga la gradita novità con piacere dell'animo. E infatti crescendo le tenebre dell'errore, dalle quali da ogni parte siano avvinti e avviluppati e quasi siano pregati, rifulge l'astro luminoso di Maria più splendente della fiamma, esulterà quanto più questo capitolo metropolitano per il fatto, che al suo massimo decoro adduce, che la sua Chiesa è proclamata da Maria assunta in cielo, per questo ogni anno con solenne rito e magnificenza e grandissima adunanza, preparino un giorno di festa. La petizione era firmata, oltre che dal capitolo e dal clero, anche dall'arcivescovo di Trani Monsignor Tommaso De Stefano. Moriva il 20 settembre, a S. Martino Valle Caudina, l'onorevole Matteo Renato Imbriani, deputato per 12 anni in rappresentanza del nostro collegio elettorale. Non era però barlettano, perché era nato nel 1843 a Napoli. Esule con la famiglia in Piemonte, a 16 anni aveva seguito Garibaldi nelle campagne per la liberazione e l'unificazione dell'Italia. La sua notorietà presso le nostre città, che gli dedicheranno strade e piazze e innalzato monumenti, era dovuta alla battaglia che gli aveva sostenuto in Parlamento per la realizzazione dell'acquedotto pugliese, anche a costo di mettersi contro il governo del tempo, il Ministero Crispi. Nel corso del suo mandato, Imbriani si era fatto promotore di un'iniziativa che meritò l'attenzione e il plauso dei pugliesi. L'uomo politico napoletano si era battuto per dare alla sitibonda terra di Puglia un'opportunità di riscatto e di sviluppo, convincendo gli altri membri del Parlamento a votare a favore della costruzione di un acquedotto che potesse liberare la nostra regione da questa cronica carenza di un elemento di primaria importanza per l'agricoltura. Si trattava di un onere finanziario notevole, che comunque spettava allo Stato accollarsi. Così fu. Imbriani riuscì a far decollare il progetto dell'acquedotto pugliese grazie al contributo pubblico in numerose cittadine pugliesi. Il nome del patriota napoletano figura nell'elenco dei personaggi da ricordare con una strada o una piazza. Barletta gli ha dedicato una via, un'ampia arteria centrale, che partendo dallo slargo, che immette sul viale della stazione, giunge fino al passaggio a livello di via Canosa 1985.